Sì. Ciao Luca, mi serve un video velocissimo, al massimo da un minuto. Sì. Quindi ovviamente costerà poco. No. Uè Luca, com'è? Vado al sodo. Il lavoro da fare è velocissimo, è solo un video da 20 minuti, quindi in 20 minuti l'hai fatto, no? No. Il budget per questo lavoro è zero, ma ti faccio mettere il logo alla fine del video. No. Vabbè dai, un video non ci si mette mica tanto a farlo, no? L'ha fatto anche mio nipote col telefonino, è bravissimo. No, no, non è... No. Ok, ammettiamolo, quando hai iniziato a fare il filmmaker hai pensato è una passione e diventerà un lavoro. Ciao, io sono Luca, faccio il videomaker e questa è Start Video. Bene, partendo dal fatto che secondo me all'inizio è giusto fare un po' di gavetta, quindi è giusto anche non essere pagati se ci si vuole promuovere. Cioè, non è giusto non essere pagati. Quindi se qualcuno non ti paga perché non ha soldi o perché non ne vuole investire, sta anche a te pensare, lo voglio fare, mi appassiona, mi piace così tanto questo progetto che lo farei comunque anche gratis, e allora approfittane. Anche solo per fare degli esperimenti su delle clip che male che vada sono gratuite, che non significa fare un lavoro da schifo, ti impegnerai molto e verrà fuori un capolavoro anche se non sei stato pagato. Ma prendiamo per un attimo un esempio ancora più probabile e sicuramente più difficile da gestire, perché tante volte un lavoro a budget zero significa che il budget non ce l'hai nemmeno tu. Quindi pensando a un lavoro completamente a zero budget ti do 5 consigli, che in realtà sono 4 perché mi sono sbagliato, per tirarti fuori dal fango e imparare qualcosa che ti farà crescere ulteriormente come videomaker. Consiglio numero 1. Beh, se sei un videomaker all'inizio oppure sei ancora a zero budget dopo un po' di tempo, probabilmente non hai una fotocamera professionale e quindi quello che sto per dire è reale. Puoi assolutamente usare il tuo smartphone per fare le riprese. Ora io non conosco tutti gli smartphone del mondo, ma io uso iPhone e ti posso garantire che anche in qualunque altro sistema Android le specifiche saranno sempre le stesse. Il mio consiglio è quello di usare sempre 50 o 60 FPS a seconda di quello che ti propone il tuo sistema. La ripresa sarà più fluida e se dovessi poi rallentarla, quantomeno hai usato un frame rate più alto del normale. Nonostante gli smartphone oggi abbiano una buona capacità di autofocus, ti consiglio di toccare con il tuo ditino lo schermo per andare a prendere il soggetto e metterlo a fuoco. Video gratis sì, ma se il soggetto non è a fuoco, dai. Ricordati di toccare il punto esatto in cui vuoi che sia fatta l'esposizione corretta della luce. Non c'è niente di peggio di una ripresa in controluce dove il soggetto è completamente buio e il cielo dietro è sovraesposto. No, aspetta, se fai una ripresa del genere non sei nemmeno un videomaker. Consiglio numero 2. Cerca di lavorare molto ravvicinato al soggetto. Non avendo dei microfoni professionali è meglio che tu lo prenda in presa diretta molto da vicino. Quindi inventati delle riprese in close up per sfruttare la vicinanza al soggetto nel caso in cui dovesse parlare. Sì, mi ricordo l'ultima volta con Fellini. Consiglio numero 3. Diciamo che se sei a zero budget non hai nemmeno un software professionale di montaggio e probabilmente nemmeno un computer. Ebbene, anche in questo caso ti torna utile lo smartphone, perché qui lo dico e qui lo nego. Anche io spesso uso delle app dal mio telefono per montare in velocità alcuni video, magari perché devo buttarli sui social oppure perché non ho il tempo di tornare a casa e montarli. Logicamente se in quel momento decido di usare un'app è perché le riprese le ho fatte col mio telefono e non ho un computer a portata di mano. A questo punto il mio consiglio è di scaricare l'applicazione InShot. Quest'app ti dà la possibilità di lavorare con precisione e velocità qualunque clip tu abbia girato. Puoi tagliare con precisione le tue clip, inserire transizioni non così scontate. Ma la cosa interessante di quest'app è che ti dà la possibilità di esportare anche a 60 fps. E per i più caffoni puoi anche inserire dei filtri. Un ultimo consiglio che segna la differenza tra un girato fatto bene e qualcosa di veramente mediocre, nonostante sia fatto con un telefono, è l'illuminazione. Certo, se sei a budget zero non hai due telefoni, ma un'altra persona vicino a te che può prestarti il telefono per accendere una luce e illuminare da una parte o dall'altra il viso di qualcuno è sicuramente essenziale. Ti posso garantire che nella mia vita ho girato dei video con il mio telefono dove la differenza l'ha fatta veramente l'illuminazione. Illuminazione data da un altro telefono. Quindi anche se sei un videomaker a budget zero, resti sempre un videomaker.
E per quanto riguarda lavorare a budget zero, fa parte del gioco. Ma credimi, se sei bravo ti rifarai con gli interessi. Garantito. Sperando di aver contribuito alla tua vita da filmmaker con questi 5 veloci consigli, che in realtà sono 4 perché mi sono sbagliato, ti chiedo, se ti è piaciuto il video, di mettere un like, di iscriverti a questo canale e ti invito a fare un giro nella playlist tutorial per videomaker che trovi su questo canale. Lì troverai altri consigli pratici e altri tutorial come questo. Ti ho detto che gratis non lavoro. La sagra del carciofo. Ah, metti il mio logo in fondo? Ci sto!